Avete fatto saltare per aria un ristorante? Avete scatenato una rissa tra ammiratori? E se ve lo posso chiedere, voi due dove eravate? Dovevo aprire un barattolo a una vicina. Io grigliare una bistecca. Allora, visto che essere personaggi pubblici vi sta ovviamente impedendo di essere dei veri supereroi, la cosa da fare è una sola. Scordarsi della Z-Force e scordarsi di dirlo alla Z-Force? Oh, io glielo dirò sicuramente. Sono costretta a trasferirvi in un luogo in cui nessuno dovrà sapere chi siete. Noi andremo via da qui. Ci alziamo di nuovo per parlare. Non trova che sia una decisione un po' estrema? Questa città adora i Thundermen. Siete un pericolo! Rappresentate la minaccia! Continui pure. Fate apparire subito la ruota della ricollocazione. È un modo divertente per rovinarci la vita. Non vedrò più gli amici. Non vedrò più Allison. Cosa dovrei dire io? Ho appena memorizzato l'indirizzo. Mi dispiace, ma i supereroi devono salvare le persone, non metterle in pericolo. Iqbat. Pensavo di essere stata chiara. Siete tornati a Idenville, quindi sono obbligata a togliervi i poteri. Lo so, le abbiamo disobbedito, ma dovevamo aiutare i nostri amici e la città. Loro sono tornati perché amano Idenville, come tutti noi. E se vuole punire una famiglia di supereroi per questo amore, allora lo faccia. Ci tolga i poteri. Siamo riuniti tutti qui per togliere alla famiglia Thundermen i poteri. L'hai convinta, Phoebe? Era la verità, Idenville è salva grazie a noi. Non saremo più supereroi, ma almeno siamo a casa. È molto doloroso? No. Sicura? Anche se mi dispiace, lo devo fare. Ecco, ho finito. Avrei tanto voluto colpire Billy con i miei laser ancora una volta. Oh! No! Hai usato i tuoi poteri. Credo di averlo fatto. Chissà se anch'io ho ancora il mio. Ah, sì, ce l'ho. Presidente Kickbutt, ma che succede? In realtà non vi ho tolto i poteri. Era necessario che convincessi tutti che non siete più supereroi, così le cose potranno tornare al loro posto. Ma abbiamo comunque disobbedito agli ordini. Ringrazia e basta, sta zitta. Hai detto bene, Phoebe. Tu e Max avete rischiato solo per salvare la città e questo vi rende entrambi dei veri supereroi. L'hai convinta, Phoebe? Adesso fate in modo che il vostro segreto rimanga tale, va bene? Scusate, non ho sentito niente. Ho sentito tutto, chiamami! E quindi dichiaro che d'ora in poi... Ehi, che cosa ci faccio qui? Voi avete osato interrompere il mio discorso sullo stato della superunione? Mi scusi, ma abbiamo delle richieste molto, molto importanti. Sì, io voglio il mio razzo squalo. Ti risponderò come le ultime 10 volte, scordatelo! Senta, ha ripreso in considerazione la mia richiesta di avere Cherry come assistente? Ecco il mio curriculum. Qui c'è solamente una grossa ciliegia. Ho pensato che fosse una sintesi perfetta delle mie capacità. Ho fallito il colloquio. Devo andarmene da qui prima che qualcun altro mi chieda qualcosa. Ehi, hey, Evelyn. Ti va una cenetta? Ti va di essere distrutto? Questo non è un no. Basta, Colosso, lei non ha tempo per te. Già, lei è qui per le nostre richieste. Allora sì, io credo che se Cherry mi facesse da assistente. Ma aiutare i candidati alla Z-Force fa parte del suo lavoro. Beh, può darsi che io non voglia più fare questo lavoro. Ma è la presidente, non può farlo. Guardami, io lascio. Wow, 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 non dovevate chiamare la presidente Kickbutt. Beh, ora potranno chiamare te. Tu sei il nuovo presidente della Lega degli Eroi. Cosa, io? Ex presidente Kickbutt, via! Chloe, portami indietro!
posto. Benvenuti alla Kickback Travel, dove i vostri sogni siete voi. Le possiamo parlare? Mi spiace, ma sono impegnata con la mia agenzia di viaggi per supereroi che non volano. Salve, il mio biglietto per Aruba. Ah, ottima scelta, signore. Ma ora si prepari alla partenza. Grazie per aver scelto Kickback Sky. Yeah! Wow, fico. Come torna indietro? Questo è il problema. Senta, noi dobbiamo parlare. Per favore, torni a fare la presidente. Oh, mi avete detto che non so fare il mio lavoro e ora volete che ritorni al mio posto? Ci dispiace. Lei è davvero un ottimo presidente. Non avremmo dovuto farle perdere tutto quel tempo. Già, siamo stati degli egoisti, ma se lei ritornerà in carica, le promettiamo che non la chiameremo mai più. Forse solo per sapere se esce con Colosso. Allora, che cosa dice? Guarda, l'aurora boreale! Ah, questa è latitudine, è molto strano che... A me non serve il calcio, ho il razzo squalo. Tu hai preso il razzo squalo? Mi dispiace molto, so che contavate su di me, ma... Fare il presidente è davvero molto duro. Avrei dovuto avvertirti. È tornata! Siamo riusciti a toccarle il cuore. No, nemmeno per sogno. Liaison mi ha detto che Hank stava piangendo come un bambino su uno scivolo. Sono parole sue. E le ribadisco. Così ho deciso di riprendere la mia carica, sempre che Hank sia disposto a farsi da parte. Sì, sono disposto. È finita. È finita, tesoro. Con questo la gara è finita, postalo. Sì, beccati questo, iguana. Oh no, guarda dietro di noi, c'è la foto dei Thunderman. Nessuno deve vederla, cancella. Oh, ecco, è sparita. Oh, appena in tempo. Se l'avessero vista sarebbe stato un guaio. La presidente Kickback si sarebbe infuriata. Allarme, allarme, chiamata in arrivo dal super presidente Kickback ed è molto infuriata. Addio! Noi monitoriamo ogni cosa, Phoebe, quindi è meglio se il pranzo lo salti, Billy lo ha leccato. Se capitasse che una foto che vi ritrae da supereroi uscisse su un sito qualunque, le conseguenze per la tua famiglia sarebbero inevitabili. Lo so e mi dispiace, le prometto che non capiterà mai più. Hai detto la stessa cosa quando Cherry ha messo la tua super tuta per Halloween. Dovrò adottare misure più serie. Insomma, ma che succede? Salvo la mia migliore amica. La Lega degli Eroi sta esagerando. Memorie cancellate, spionaggi a scuola. I miei bei voti in tutte le materie non sono affari vostri. L'agente Delta non era lì per spiarti. Il suo compito era di proteggerti. La famiglia Thunderman è molto importante per noi. E Cherry è molto importante per me. La sua amicizia è fondamentale da quando abito a Hiddenville. Oh. E se devo rinunciare a essere un supereroe per evitare che usiate uno dei vostri macchinari per cancellare la sua memoria, lo farò. Selfie del sacrificio di Phoebe. Cherry, lascia stare. Cancellare la sua memoria. Non era quello che volevamo fare. Noi vogliamo cancellare la memoria del suo cellulare. Come? Cherry ha continuato a scattare foto quando ti abbiamo detto di starle alla larga. Siamo stati costretti ad agire. Ed eccoci qua. Abbiamo un carrello rotto e un uomo di 50 anni sdraiato sopra. 50! È il mio superpotere. Non li dimostro. Se non usciamo più è meglio. Ecco, mi dispiace tanto. Pensavi che volessimo prendere Cherry e cancellarle la memoria? Non siamo cattivi, Phoebe, noi siamo bravi. Non potete licenziarmi! Non sapevo che fosse il posto auto della super presidente Kickback! Questo si chiama tempismo sbagliato. Cellulare, per favore. Ho fatto una bella fotografia di quel tale. Dovete taggarmi, ok? Thunderman, ho delle pessime notizie. Siamo fuori? No, ho rovesciato il mio latte macchiato. E ora passiamo alle buone notizie. Sta per arrivarmi un altro latte macchiato. Ci dice del concorso.
Ok, Max e Phoebe, siete ammessi al super concorso della Z-Force! Lo so, ho abbandonato la Z-Force. Mi dispiace, ma per me verrà sempre prima la famiglia. Oh, sono d'accordo. Per questo ho licenziato il comandante. Cosa? La Lega degli Eroi non sa che farsene di un tizio che passa tutto il tempo ad autocelebrarsi invece che a salvare delle vite umane. E che cosa gli è successo? Il suo latte macchiato, presidente. Io ci voglio molta più schiuma, razza di idiota! Ora vattene e aspettami fuori. Oh, Dirk Trumbo ha fallito di nuovo. Scusi, chi guiderà la Z-Force adesso? Visto il valore dimostrato nel combattere la Lega dei Cattivi e la loro conoscenza della più autentica natura dell'eroismo, a guidare la Z-Force saranno Phoebe e Max. Siamo a capo della Z-Force! Grazie, presidente Kickbutt, questo è un grande onore! Come nuovi comandanti potete assumere chiunque voi vogliate. Chiunque vogliamo, Beh, vorrei un supereroe con una grande forza. Servirebbe anche l'elettricità. Già, e anche la supervelocità, i raggi laser e il teletrasporto. E dove lo trovi uno con tutti questi poteri? Billy, intendono noi. Saremo finalmente dei veri supereroi. Laser Girl entra in azione. E io sono il rapido gentiluomo. E se fossi Kid Quick? Kid Quick! Ragazzi, siete sicuri? Ehi, so che siete venuti qui per avere una vita normale, ma forse è proprio questo il nostro modo di essere normali. Che ne dici, Barb? Io dico, Hank, Thunderman ed Electress sono tornati in azione! Non dimenticare Thunder Baby, baby! Thunderman, i costumi! Ok, siete pronti. I mari del sud della Cina sono infestati da pericolosissimi pirati. Il vostro jet supersonico vi sta aspettando qui fuori. Ah, io posso volare. Io teletrasportarmi. Lo volete quel jet o no? Sì, sì. Al lavoro, sì, forse. Aspetta, Phoebe, non... Volevamo dirle una cosa. Non si chiama più Z-Force. Si chiama T-Force. T sta per Thunderman. Credo lo sappia. Allora, novità sul ragazzo misterioso? L'hai trovato? No, ma mi sono decisa a usare Trova il nemico per cercare di rintracciarlo. Sei un diavolo di ragazza! Più di quanto tu creda. Allora, quando il sistema mi manderà le sue coordinate, io fingo di trovarmi lì per caso, sfoderò la mia risata ammagliatrice e sarà mio finalmente. Allarme, allarme, chiamata in entrata dal super presidente Kickbutt. Ciao, Phoebe. Ho visto che stai usando il nostro programma Trova il nemico. E lei come lo sa? Quando qualcuno al tuo livello segnala un pericoloso criminale, la Lega dei Supereroi viene subito informata. Almeno possiamo inviare una squadra da... Mi scusi, le posso fare una foto? È identica al mio capo. Io sono il tuo capo! Questo è un appostamento! È evidente. È che non volevo bruciare la sua copertura, ma se non l'ha capito, non importa. Tra poco la mia squadra d'assalto darà una sonora lezione a quel delinquente. Si pentirà di essere nato! Io amo il mio lavoro. Non c'è un pericoloso criminale, non c'è mai stato. Volevo trovare un ragazzo che mi piaceva. Hai trasformato Trova il nemico in Trova l'anima gemella? Io direi trova un ragazzo che forse è il tuo tipo, forse no. Ma vede, ho combinato un guaio, lui è innocente. Squadra d'assalto, state fermi! Mi dispiace, ho usato i miei privilegi da supereroe e accetto qualsiasi punizione. Te la caverai con una piccola punizione. Non sei la prima ad aver abusato di Trova il nemico. Come pensi che abbia trovato mio marito? Allarme, allarme, il super presidente Kickbutt è in collegamento. Il super presidente Kickbutt? Phoebe, te l'avevo detto che avrebbe chiamato. Calma. Buongiorno, Thunderman. Salve. Phoebe, sono rimasta impressionata dalle tue recenti gesta da supereroe. Una condotta esemplare. Phoebe, si mette bene.
Bene, adesso con immenso piacere vi annuncio che l'ultimo ambitissimo mantello da supereroe messo in palio quest'anno se lo aggiudica. Ok, ci siamo. Max Thunderman. Eh? L'ultimo inatteso atto di eroismo di Max lo ha catapultato in cima alla lista. Perimetro sicuro. Oh. Super Presidente Kickbot, è un immenso piacere. Questo è un giorno memorabile per la famiglia Thunderman. Ti avevo detto di metterti il vestito da supereroe. Non sei il presidente del mio armadio. La mia piccola Simon ha una sorta di lato oscuro. Spero che Max possa darle un'ispirazione. Lui è fonte di ispirazione per tutti. Da qualche ora. Di certo si starà chiedendo dove sono Billy e Nora. Chi? Oh, ha ragione. Adesso vado ad avvertirli che lei insiste per vederli. Ehi, 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 quel taglio le sta meravigliosamente bene. Il mantello è di Max. Ok, ci ho provato. Oggi siamo tutti qui riuniti per consegnare a Max Thunderman il suo mantello da supereroe. Tienitelo pure, Miss Capelli a Carciofo. Anch'io la chiamavo così. Max, che fai? Io non sono un supereroe. Oh, è il panico da mantello, non preoccuparti. È successo a tutti noi, andiamo. Fallo per la tua mamma. No, io sono cattivo come sono sempre stato. Oh. E adesso mi farò consegnare le armi da supereroe. Oh. Questo è il più grande errore della tua vita. Sta zitta, Evelyn. Oh. Super calcio! Sì! È stato super fantastico! Chiamo per congratularmi con voi per aver impedito l'esplosione di quel bagno chimico ieri. Mi creda, il piacere non è nostro. E il vostro 99esimo salvataggio, ve ne manca uno per arrivare a 100. È sorprendente, visto che non ci sopportiamo. Non davanti a Kiki. Ora, se volete scusarmi, mi aspetta una lezione di surf. Super Presidente Kickbot Kawabunga! Oh, congratulazioni! Il vostro 99esimo salvataggio! Ve ne manca uno per arrivare a 100! Ah, ricordo il nostro centesimo, come lo chiamiamo noi, il Thunder centesimo! Salve, Thunder gemelli! Il professor Meteor è scappato. Crediamo che stia preparando un attacco al planetario di Edenville. Sto per collegarvi con le loro telecamere di sicurezza! Eccolo. È strano, se mamma e papà lo hanno messo dentro 20 anni fa, perché mi sembra così familiare? Ehi, ha un bicchiere dello Splatburger. Sai che significa? Ha rubato il bicchiere al tizio che ha rubato il bicchiere. No, quel ladro è il professor Meteor. Potevamo catturarlo. Non dirlo a Kiki. Non dirmi che cosa? Niente. Andate al planetario e catturate Meteor. Siate prudenti. La super presidente Kickbot chiude. Adesso giù. Non gridate ancora azione, Thunder gemelli. Perfetto. Indovini chi ha sconfitto il professor Meteor? I supereroi che non l'hanno bloccato quando ha rubato una ricarica allo Splatburger questa mattina? Sì. No, cosa? Ma abbiamo fermato quella... Non conta! Ma... Ragazzi, non si deve mai violare il codice dei supereroi. Ci spiace, solo che... ci serviva qualcosa di importante perché il Thunder centesimo diventasse un film. Doppia razione di gelato, baby! Wow, bel salvataggio, ragazzi! Non essere sciocca, quello non era un... Congratulazioni, centesimo salvataggio! Ah!